un'anima centenaria, addio a Maria Branias Morera, una donna straordinaria. Il mondo intero si stringe al dolore della famiglia di Maria Branias Morera, la persona più anziana del mondo, scomparsa all'età di 117 anni. Nata nel 1907, Maria ha attraversato il XX e il XXI secolo, diventando testimone di eventi storici epocali e portando con sé una saggezza e una forza d'animo uniche. La sua vita, lunga e intensa, è stata un viaggio straordinario, attraverso due continenti segnato da sfide, gioie e un amore incondizionato per la famiglia e per la vita stessa. Un viaggio tra due continenti, un'avventura che avrebbe segnato l'inizio di una vita straordinaria. Le origini di Maria, una storia che inizia con un sogno e un viaggio. Maria Branias Morera nacque a Città del Messico, dove la sua famiglia si era trasferita dalla Spagna in cerca di fortuna. Un po' come Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. La città vibrante e colorata divenne il primo scenario della sua vita. Un luogo dove culture diverse si intrecciavano e creavano un mosaico unico. Fin da piccola dimostrò una grande curiosità per il mondo e un forte attaccamento alle sue radici spagnole, proprio come un albero di ulivo che affonda le sue radici nella terra. Maria era una bambina vivace e piena di energia, sempre pronta a esplorare e a imparare cose nuove. Le sue giornate erano piene di giochi e scoperte, e ogni momento era un'opportunità per crescere e conoscere meglio il mondo che la circondava. Nel 1910, quando Maria aveva solo 3 anni, la famiglia decise di tornare in Europa, imbarcandosi in una nave diretta a Barcellona. Il viaggio attraverso l'oceano fu lungo e pieno di sfide, ma anche di meraviglie. Maria osservava il mare infinito e sognava le terre lontane che avrebbe presto conosciuto. Questo viaggio segnò profondamente la vita di Maria, aprendo il suo cuore a nuove esperienze e sfide, come un romanzo di Italo Calvino. Arrivata a Barcellona, Maria si trovò in un mondo nuovo e affascinante, dove ogni strada e ogni edificio raccontavano una storia. La città catalana, con la sua ricca storia e cultura, divenne il nuovo palcoscenico della sua vita, un luogo dove avrebbe continuato a crescere e a scoprire se stessa. Un'epoca di cambiamenti, la traversata oceanica e la perdita del padre. La traversata oceanica fu un'esperienza indimenticabile per la piccola Maria, carica di emozioni contrastanti. L'eccitazione per la nuova avventura si mescolava alla nostalgia per la terra lontana, un po' come Ulisse che desiderava tornare a Itaca. Purtroppo, durante il viaggio, la famiglia fu colpita da un grave lutto. Il padre di Maria si ammalò e morì, lasciando un vuoto incolmabile. Nonostante il dolore, Maria trovò la forza di andare avanti grazie all'amore della madre e delle sorelle. Un esempio di resilienza degno della lupa che allattò Romolo e Remo. La famiglia al primo posto. Madre e nonna amorevole. Maria Branias Morera ha sempre messo la famiglia al centro della sua vita. La sua dedizione e amore per i suoi cari sono stati il fulcro della sua esistenza, un esempio di affetto e cura che ha ispirato tutti coloro che la conoscevano. Stabilitasi a Barcellona, Maria crebbe in un ambiente familiare caldo e affettuoso, un vero e proprio focolare domestico. La città di Barcellona, con le sue strade vivaci e la sua cultura ricca, divenne il palcoscenico della sua vita familiare. Qui Maria trovò il luogo ideale per crescere i suoi figli e costruire una vita piena di amore e tradizioni. La sua vita fu caratterizzata da semplicità e amore per i suoi cari, proprio come le nonne italiane che preparano la pasta fatta in casa per tutta la famiglia. Ogni pasto era un'occasione per riunire la famiglia, condividere storie e rafforzare i legami. Maria era il cuore pulsante di queste riunioni, sempre pronta a offrire un sorriso e una parola gentile. Si sposò e divenne madre di 3 figli, a cui si dedicò con tutto il suo cuore, come solo una mamma italiana sa fare.
Ogni giorno era un'opportunità per insegnare, guidare e amare i suoi figli. La sua casa era un rifugio sicuro, un luogo dove i suoi figli potevano crescere sentendosi amati e protetti. In seguito ebbe la gioia di diventare nonna, godendo della compagnia dei suoi nipoti e pronipoti. Ogni visita dei nipoti era un evento speciale, pieno di risate, giochi e racconti. Maria trovava una gioia immensa nel vedere i suoi nipoti crescere e prosperare, trasmettendo loro i valori e le tradizioni che aveva a cuore. La famiglia fu sempre al centro della sua esistenza, la sua fonte di forza e di gioia, un po' come il Colosseo per Roma. Ogni membro della famiglia sapeva di poter contare su Maria, la loro roccia e il loro faro. La sua eredità di amore e dedizione continua a vivere nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. La pandemia e la forza di Maria a sconfiggere il Covid-19 a 117 anni. Nel 2020 il mondo intero fu colpito dalla pandemia di Covid-19. Anche Maria, a 113 anni, contrasse il virus. La sua età avanzata destava grande preoccupazione, ma Maria dimostrò una straordinaria forza d'animo e riuscì a guarire completamente, come un vero e proprio gladiatore nell'arena. La sua storia divenne un simbolo di speranza e resilienza, dimostrando che anche di fronte alle avversità più dure, la vita può trionfare, proprio come l'Italia che ha superato momenti difficili nella sua storia. L'eredità di una vita lunga. I segreti di Maria per la longevità? Negli ultimi anni della sua vita, Maria Branias Morera fu spesso interpellata sul segreto della sua longevità, un po' come se fosse la Sibilla Cumana a cui chiedere consiglio. Con semplicità e saggezza, Maria attribuiva la sua lunga vita a una combinazione di fattori: una dieta equilibrata come quella mediterranea, l'attività fisica costante, una mente attiva e curiosa e soprattutto l'amore per la vita e per le persone care. Maria era convinta che coltivare relazioni positive, mantenere un atteggiamento positivo e affrontare le sfide con coraggio fossero elementi essenziali per vivere a lungo e serenamente. Un simbolo di speranza e resilienza, Maria Branias Morera ha vissuto una vita che ha attraversato epoche e cambiamenti straordinari. Il ricordo di Maria Branias Morera non è solo un tributo a una persona amata, ma anche un omaggio alla storia e alla cultura che ha incarnato. La scomparsa di Maria Branias Morera lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l'ha conosciuta e amata. La sua presenza era una fonte di conforto e saggezza per la sua famiglia e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarla. La sua vita straordinaria, costellata di sfide e di gioie, è un esempio di forza d'animo, di amore per la vita e di attaccamento alle proprie radici. Maria ha affrontato ogni difficoltà con un sorriso e una determinazione che hanno ispirato tutti intorno a lei. Proprio come Dante Alighieri, che ha reso immortale la lingua italiana. Maria ha contribuito a mantenere vive le tradizioni e la cultura del suo paese, trasmettendo valori e storie alle nuove generazioni. Maria ci ha insegnato che la longevità non è solo questione di geni, ma anche di stile di vita, di atteggiamento mentale e di relazioni umane positive. La sua routine quotidiana era un esempio di equilibrio tra attività fisica, nutrizione e momenti di riflessione, ma anche di stile di vita, di atteggiamento mentale e di relazioni umane positive. Maria credeva fermamente nell'importanza di mantenere una mente attiva e curiosa e di coltivare legami affettuosi con amici e familiari. E di relazioni umane positive. Le sue giornate erano piene di momenti di condivisione e di amore che hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di chi l'ha conosciuta. Il suo ricordo continuerà a ispirare le generazioni future, ricordandoci l'importanza di vivere ogni giorno con pienezza, gratitudine e amore. Maria ci ha mostrato
che ogni momento è prezioso e che la vera ricchezza si trova nelle relazioni e nelle esperienze vissute, ricordandoci l'importanza di vivere ogni giorno con pienezza, gratitudine